Dunque, nei nostri studi quest'oggi il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, che saluto, ringrazio qui nei nostri studi per parlare di sociale. In questi giorni c'è da riorganizzare, o meglio da riprendere le fila della gestione dei vecchi piani di zona che sono stati suddivisi in ambiti. L'ambito che riguarda Corbara, Angri, Scafati e Sant'Egidio è ancora fermo nella sua riorganizzazione, tant'è che lei ha fino ad ora operato in proprio, nel senso che attraverso i suoi servizi sociali è riuscita a garantire il minimo soprattutto nella gestione di un settore che viene ritenuto invece uno dei fondamentali della vita amministrativa di un ente. E dell'altro ieri proprio un nuovo incontro con i suoi colleghi sindaci, anche con l'elezione del nuovo primo cittadino di Scafati, per riprendere un po' le fila per la nomina di un nuovo coordinatore, per cominciare a partire a programmare. A che punto siete e soprattutto ci sono i margini e le condizioni perché questo avvenga presto? Sì, che comunque sia siamo in ritardo, siamo assolutamente in ritardo. Io ho atteso con ansia l'elezione del nuovo primo cittadino del Comune di Scafati, il quale ovviamente deve rappresentare il comune che nell'ambito territoriale dell'S0102 è il comune più grande, quello che ha la maggioranza davvero assoluta del numero degli abitanti e quindi degli utenti, perché noi abbiamo un piano di zona che sfiora i 98.000 abitanti, quindi pure consistente, anche se non più elefantiaco come l'S1 di un tempo. Tuttavia è ora, come ho detto al sindaco Cristoforo Salvati, è ora che si crei una struttura del piano di zona che sia indipendente dalle vicende comunali. I servizi sociali sono così importanti, hanno bisogno di una tale continuità di azione, perché non ci può essere interruzione nell'erogazione dei servizi, perché ci sono servizi che vanno in continuità e che non possono essere assolutamente messi in discussione da momenti storici particolari della vicenda di un comune, che pure possano succedere, un commissariamento, una crisi politica, una mancanza di guida sindacale, quello che sia. Noi dobbiamo avere la forza di creare una struttura che sia assolutamente autonoma dalle vicende politiche. Ovviamente poi ciascun comune continuerà ad esercitare le sue forme di controllo, di azione, di gestione indiretta, ma dobbiamo creare davvero una sorta di braccio operativo dei comuni, per cui qualsiasi sindaco poi sarebbe sicuramente più tranquillo di capire che anche di fronte a vicende politiche che portassero ad una crisi, ad una discontinuità politica, che può sempre succedere in un comune, però avrebbe la consapevolezza che c'è una struttura che continuerebbe a funzionare. Certo. Ecco, questo è l'obiettivo, cioè entrare in questa logica, perché altrimenti ci saranno sempre dei momenti in cui la convergenza delle varie posizioni su delle scelte tematiche di volta in volta sarà sempre difficile da raggiungere, perché ci sarà sempre un comune che magari ha una vicenda politica in atto, qualche altro comune che sta vivendo una fase storica particolare, e questo francamente non è più accettabile. Non si può far sì che siano i cittadini a pagare una situazione di questo genere, perché è poi è banale dirlo, ma lì si scava un ulteriore solco poi tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi lei ha chiesto di fare in fretta. Io ho chiesto di prendere delle decisioni in fretta, purché siano, perché su tutte le cose possiamo metterci d'accordo: sulla struttura giuridica, sulla convenzione ex articolo 30, sulla ipotesi dell'azienda consortile, su tutto si può discutere, purché si decida, perché i sindaci sono sindaci perché devono decidere nell'interesse della loro comunità, e si faccia, soprattutto il rispetto della pari dignità dei comuni. In materia sociale non esiste il comune più grande e il comune più piccolo. Il comune più grande e il comune più piccolo esistono sulla modalità di gestione delle risorse. È evidente che un comune più grande ha diritto di avere in proporzione le risorse più grandi, e un comune più piccolo ha diritto di avere le risorse più piccole. Il giusto, insomma. Il giusto per le proprie comunità. Cioè. Però una politica di ambito, come sono appunto i piani di zona, richiedono che è un intero territorio che deve ricevere dei servizi, e le scelte su come distribuire dei servizi, su fare certe scelte di politica sociale o meno, non possono che avvenire
che con un pari contributo deliberativo di tutti i comuni. Insomma, pari dignità, e questo è il punto che era, è stato... Assolutamente, questo è il punto fondamentale. La discordia era questo, anche perché ricordiamo che nella vecchia gestione, quella dei piani di zona precedenti, quelli che poi in realtà hanno funzionato, mi riferisco all'epoca d'oro, un po' quella degli strumenti di concertazione, il principio era proprio questo, non c'erano ogni comune un voto, ovviamente le risorse ripartite in proporzione agli abitanti, quindi nulla questo, ma insomma pari dignità di ognuno nelle scelte e nelle decisioni poi da adottare. Uno strumento che potrebbe essere per portare avanti questa politica, l'azienda consortile, così come è avvenuto nell'unica realtà poi dell'agro che sta andando avanti e sta funzionando, che è quella dell'ambito l'azienda consortile agrosolidale, anche se lì la formula scelta è diversa e sulla quale lei appunto non è d'accordo, ma nella riorganizzazione dei servizi occorre darsi uno strumento, occorre darsi una guida di una persona esperta, competente, capace e che conosca bene la materia, perché è una materia estremamente delicata. L'azienda consortile è sicuramente uno strumento molto snello, molto, come dire, molto più rapido nell'aspetto gestionale, tuttavia deve avere, come dire, mi permetto di dire, i sindaci devono avere la capacità di portare all'interno degli strumenti di gestione persone competenti, e perché sanno che affidano una parte importante dell'attività di un comune. Le politiche sociali riguardano le politiche degli anziani, dei bambini, delle persone che hanno bisogno di trattamento sociosanitario, diciamo, per certi temi anche dell'aiuto del diritto allo studio, dell'accompagnamento delle persone che hanno bisogno di assistenza integrata, la disabilità, cioè tutta una serie di situazioni che si accompagnano spesso anche a delle, non solo all'aspetto del problema in sé, ma si accompagnano spesso a forme di emarginazione socio-economica che hanno bisogno di essere affrontate. E mi permetto di dire, se un sindaco non se ne occupa in prima persona ma attraverso una forma delegata, ha l'obbligo di sapere che ha mandato in quel posto, ha delegato, ha indicato, ha designato persona che conosce la materia, perché lì noi come dire, impegniamo risorse pubbliche spesso pure consistenti e che vanno davvero a cambiare il modello di vita di un cittadino, perché con lo Stato sociale il cittadino ha la prima sensazione di non essere abbandonato. Quando lo Stato funziona, lo Stato sociale, il cittadino ha l'idea di qualcuno che lo accompagna, cioè della pubblica amministrazione che segue la sua vita nel momento del bisogno. Quindi benvengono le aziende consortili, ripeto, pari dignità di tutti, e portiamo all'interno di queste strutture le competenze che sono necessarie. Sicuramente è uno strumento snello su cui, come dire, ci si può creare una convergenza operativa. Io le chiedevo, ci sono le condizioni perché questo avvenga anche a stretto giro? Ma deve avvenire a strettissimo giro, perché le ripeto, noi avevamo fatto tutto un lavoro preparatorio su indicazione, anzi su pressione dell'allora gestione commissariale del comune di Scafati, che poi era il comune di capofila soprattutto del comune di Scafati, a cui io, pur essendo stato in passato indicato in una situazione emergenziale, puramente emergenziale, come comune capofila in una provvisorietà di situazioni che richiedevano l'uso di tutte le risorse, all'epoca la commissione prefettizia indicò il comune di Corbara, il sindaco, diciamo, come traghettatore, diciamo, in questa situazione, certo. Ma ripeto, è una situazione su cui si può ridiscutere, perché capiamo che è una situazione emergenziale. Ed è giusto pure, in linea di principio, che il comune più grande si assuma il ruolo di capofila. Però bisogna decidere, perché tutto quel lavoro preparatorio che è stato già fatto, perché qualsiasi tipo di attività di questo genere ha bisogno di un'impostazione, mi perdoni se uso il virgolettato, ma di tipo aziendalistico, cioè nel senso che è vero che noi facciamo servizi sociali, ma il principio dell'efficienza e dell'economicità gestionale va fatto con un piglio aziendalistico, quindi su piani industriali, su budget preventivi, perché non possiamo permetterci il lusso di creare altre eredità come sono state quelle dell'S1, che è un pozzo senza fondo, i cui debiti vengono fuori in continuazione. È chiaro, e questo è uno dei grandi limiti, perciò questo piano non decolla. Perché lo stesso comune che era a capo dell'S1 e ha avuto un'eredità finanziaria tremenda, per cui è davvero c'è da mettersi le mani nei capelli, perché ognuno, il comune di Scafati come capofila del vecchio piano di zona ha dei
contenziosi con i vari comuni dell'Agnocino Sarnese. Tuttavia lo stesso comune di Scafati poi deve in qualche modo farsi carico di fare da capofila per il nuovo piano che è nato. Capirà che, come dire, è una situazione pesantemente condizionata e che richiede un sacrificio e un contributo di tutti in questo senso. Fatto sa che diciamo, è un settore nel quale in premessa tutti i settori dovrebbero avere le persone giuste al posto giusto, ma i servizi sociali particolarmente, perché si tratta di competenze specifiche, quindi ecco, anche nominare alla guida persone competenti e capaci, che conoscono la materia e sanno come riorganizzare o come organizzare il settore, è sicuramente un punto in più rispetto a una situazione diciamo diversa, quella a cui abbiamo assistito fino ad oggi. Quindi occorrerebbe anche una guida fatta di capacità e di professionalità giuste, e probabilmente è un campo dove la politica dovrebbe tenersi un po' lontana. La politica, se la immaginiamo come quella fatta di pressioni su nomine, su poltrone da coprire e ruoli e incarichi da affidare, bisognerebbe invece fare un bagno di umiltà probabilmente e inserire professionalità anche attraverso conoscenze e capacità, anche concorsi, perché si dia poi il meglio nel campo. Non so lei come la pensa. Sono assolutamente d'accordo. Sono d'accordo nel senso che la politica deve fare un passo indietro, nel senso cioè che deve portare alla guida di queste strutture persone che del mondo sociale abbiano piena consapevolezza e piena conoscenza, e che ci sono qui nell'agro in provincia di Salerno persone che hanno fatto della materia sociale, di tutto il terzo settore, diciamo, una loro specifica competenza e così via. Così come posso dire che c'è tutto un substrato di sociologi, di assistenti sociali, di psicologi che hanno accompagnato un po' tutta la vita dei piani di zona della nostra provincia, in particolare dell'ex S1 fino ai giorni nostri, che hanno maturato sul campo e mi permetto di dire anche in una provvisorietà delle loro situazioni personali, hanno accompagnato sul campo l'azione dei piani di zona e eventualmente anche dei comuni. C'è, le risorse ci sono, così come ci sono delle rappresentanze del terzo settore, intendo le cooperative, le onlus, che davvero sono dei fiori all'occhiello. Certo, come dire, anche il terzo settore non è tutto rose e fiori, anche nel terzo settore ci sta diciamo, qualcosa da tenere ogni tanto sott'occhio, diciamo. Però è anche vero che tutto questo mondo, il mondo che ovviamente è alatere del mondo del volontariato e così via, ha portato delle professionalità notevoli, perché noi dobbiamo capire che noi siamo una delle aree del paese più fortemente come dire, arretrate dal punto di vista socio-economico. La crescita del nostro prodotto interno lordo, la crescita occupazionale delle nostre aree è in proporzione, diciamo, 10-12 volte minore di quella che è la media europea, dell'Unione Europea. Quindi immaginiamo, laddove non cresce l'economia e non crescono i posti di lavoro, quanta pressione sul sociale arriva. E quindi dobbiamo veramente portare tutte le competenze che ci sono, che sono maturate in questi anni, portarle fuori, portarle alla ribalta e farle guidare da persone capaci. Ci sono sia l'una che l'altra, perché altrimenti poi si rischia di fare come ho dovuto fare io, che nel momento in cui ho trovato la paralisi quasi generale di tutte le attività, ho dovuto farmi i servizi in house, ma lo posso fare perché gestisco un comune che ha meno di 3.000 abitanti, ho la capacità di poter rapidamente trovare, perché non posso permettermi il lusso di dare i servizi sociali con i tempi dell'accordo politico, non me lo posso permettere, devo andare avanti e devo dare una risposta ai cittadini. Ripeto, tutto si può fare, le competenze ci sono, bisogna trovare un sistema su cui i sindaci si mettono d'accordo e, torno a dire, creare una sorta di struttura operativa che permetta ai comuni di sapere che quel piano di zona, quell'ambito, dà a tutti i cittadini dell'ambito, compresi quelli del suo comune, servizi rapidi e efficienti. Immagini solamente che cosa significa per un piano di zona avere
esperti di gare, avere possibilità di accedere a finanziamenti europei. Sono quelle, quelle le cose importanti, perché le risorse sociali che noi possiamo mettere nei bilanci sono estremamente ridotte. Quindi c'è tantissimo lavoro da fare. Si troverà la quadra. Lei è ottimista in questo senso? Sì, sono sicuro, perché adesso alibi non ce ne sono più. Abbiamo atteso anche giustamente, bastava saperlo prima, il comune capofila, che deve assumersi questo ruolo, diciamo, importante, perché il comune è più grande e lo farà, premerò perché lo faccia, e auguro al sindaco Salvati, davvero, perché ha ereditato una bellissima situazione, di fare un buon lavoro. Io, in qualità di sindaco del comune più piccolo, ancorché diciamo anziano in carica da un bel po' di anni, sono disponibile a mettergli a disposizione tutte quelle piccole risorse che noi abbiamo. E lei infatti ha detto: abbiamo dovuto tirare i remi in barca e operare in house, ma per garantire comunque una continuità del servizio. Da questo punto di vista abbiamo detto sociale significa un po' tutto, interventi innanzitutto alle persone più deboli, e questo va garantito a prescindere nella quotidianità, ma anche una programmazione, immaginiamo, per una stagione estiva alle porte. Il comune di Corbara ha diverse difficoltà del periodo estivo, se non altro perché è comune anche di passaggio verso una porta della costiera amalfitana, e quindi ha altre problematiche, ma in ogni caso deve garantire ai suoi cittadini la possibilità di godere della stagione estiva nel pieno e al meglio. Nella programmazione cosa c'è stato in cantiere? E poi vorrei parlare con lei di questa iniziativa, che assume anche il tono di un'iniziativa estiva, che è l'iniziativa delle visite agli anziani. Perché, come nasce questa idea e come si sta sviluppando? Allora, cominciamo da quest'ultimo punto. In realtà, come ho avuto modo di dire, davvero è stato un'intuizione di un momento, nel senso che una piccola comunità è abituata a vedere il sindaco per le sue strade, cioè nel senso che il sindaco interviene una volta per una cosa, una volta per l'altra. Io poi sono uno di quelli che va direttamente molto. Cioè delego sì, però voglio andare a verificare, a toccare con mano, diciamo. E ovviamente gli inviti da parte dei cittadini, in particolare delle persone anziane che magari d'estate escono un po' di meno, sono reiterati: sindaco accomodi, sindaco vieni. Allora ho ritenuto che fosse giusto mettere ancora qualcosa in più. Non solo il sindaco che scende nelle strade, deve andare nelle strade, un sindaco deve camminare a piedi, come dico io, deve camminare a piedi, deve vedere le cose. Però ho detto che era giusto che il sindaco andasse pure nelle case delle persone che magari per pudore, per discrezione, per scelta frequentano poco i luoghi pubblici, la casa comunale, e che tuttavia in un contesto che fosse a loro caro, loro protetto come una casa propria, davanti a un caffè potessero dire al sindaco: sindaco, ho una preoccupazione, ho un'ansia, oppure ho una confidenza da farti. È un modo di, come dire, banale magari, ma molto semplice di far avvicinare le istituzioni ai cittadini. E soprattutto lontano dalle consultazioni elettorali. Questa è la cosa più bella, secondo me. Per evitare strumentalizzazione. Sì, per evitare ogni forma di strumentalizzazione. Lontano dalle competizioni elettorali, per il puro piacere di farlo. Per il puro piacere di vedere l'emozione in due persone anziane che si vedono bussare alla porta e trovano il sindaco con cui condividere un caffè. Mi creda, è davvero, vedi l'emozione delle persone che pensano che gli hai dedicato mezz'ora del tuo tempo, ed è una cosa come in linea di principio che può essere ripetuta per tanti altri aspetti, per tante altre categorie. Gli interventi dei servizi sociali? Per il servizio sociale, invece, per i settori sociali. Insomma, mi creda, una metodologia vecchia. Questo è anche sintomatico del fatto che io ho una comunità che soffre. Io ho in percentuale forse la più alta spesa pro capite dell'agro nocino del Sarnese. Tra quello che spendo rispetto al rapporto in numero degli abitanti, parliamo nell'ordine dei 40 euro ad abitante, 40-45 euro ad abitante, perché i servizi che noi dobbiamo erogare, che vanno dal socio sanitario alla lotta, a quella che viene catalogata con un termine un po' brutto come lotta alla povertà, diciamo il sostegno al reddito, ecco, chiamiamola così, perché poi ci sono queste formule preconfezionate.
sono particolarmente rilevanti. Io ho ragazzi che con il servizio civico comunale, ragazzi che si occupano dello spazzamento, chi si occupa della manutenzione del verde pubblico, nel periodo scolastico abbiamo le mamme che fanno l'impiattamento delle mense, i giovani cuochi che danno una mano nella mensa comunale, e le mamme che accompagnano i bambini sui pulmini. Cioè, io sono partito dal bisogno che c'è, ma ho cercato anche di fare un patto sociale con i cittadini, cioè di dire no contributi fino a se stessi, ma un impegno sociale per la propria comunità, con un rapporto di tipo volontaristico, ma che merita un premio, merita un'indennità a fine mese. E ormai sono quasi 8 anni, sono sicuramente 8 anni che noi facciamo tutto questo, in qualche modo abbiamo, come dire, anticipato l'idea del reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza. A tal proposito, lei tra l'altro come professione è commercialista, quindi ci può spiegare meglio cosa sta accadendo, perché sentiamo di truffe che si stanno verificando, di situazioni un po' anomale, particolari, soprattutto c'è un dato che volevo un attimo con lei, nella doppia veste di sindaco ma anche di esperto, di professionista, analizzare, che sembra che ci sia meno possibilità di occupare anche lavoratori part time o stagionali, proprio perché c'è stata l'installazione del reddito di cittadinanza, nel senso che le persone aspettano a casa tranquillamente il reddito prima di essere chiamati da datori di lavoro, o rifiutano lavori perché c'è il reddito di cittadinanza, o peggio ancora ci sono delle truffe perché ci sono ancora più aumentato un po' il lavoro in nero. A lei risulta tutto questo? E poi ci sono difficoltà anche per voi sindaci da questo punto di vista? Sì, innanzitutto io sono un tributarista, questa è la mia professione. Io noto questo, che queste situazioni ben vengono, perché, come dico io, vuol dire che nelle stanze dei bottoni è arrivata un grido proprio di dolore di certi territori del paese, cioè di situazioni di gente che si è aggrappata a qualsiasi cosa pur di arrivare alla fine del mese. Però ho l'impressione, e ho fatto un po' di conti, ho letto il mese scorso, perché per noi è stato un problema tutto questo, glielo dico sinceramente. Noi abbiamo già paura che a settembre, settembre-ottobre, che dovremo fare i nuovi bandi per il servizio civico, non troveremo persone disposte a fare questo servizio, e questo per noi ci può mettere in gravissima difficoltà. Però io devo ragionare, facendo riferimento alla mia professione, in termini anche macroeconomici. A regime noi consumeremo 2019, 20 e 21 nell'ordine dei 20 miliardi di euro per questo tipo di misura, così come con misure collaterali come la pensione di cittadinanza, quota 100 e così via, quindi 20 miliardi di euro. Ora io mi chiedo, alla fine di questo percorso, in questo sistema di intervento pubblico sembra quasi una politica keynesiana, no? Cioè una politica di spesa per espandere la domanda e far crescere un po' l'economia. Ma sarà fine a se stessa, perché un sistema come il nostro, che cresce al ritmo dello 0,1-0,2% di prodotto interno lordo all'anno, quale capacità di incremento occupazionale può creare? Se lo Stato chiude l'accordo col cittadino, ti do il reddito di cittadinanza per portarti al lavoro, ma dov'è il lavoro? Cioè, una economia cresce in termini occupazionali quando il PIL cresce dell'ordine dell'1,4, 1,5, 1,6% all'anno. Se non cresce in questi termini, l'incremento occupazionale non ci potrà mai essere. E dov'è l'elemento che è l'elemento fondante del patto col cittadino? Cioè, io ti porto sul percorso di reinserimento lavorativo, nel frattempo ti do questo sostegno che ti permette di arrivare alla prima, seconda, alla terza offerta che sia. Cioè, e questo è il mio timore, che noi stiamo distruggendo una grande quota di risorse pubbliche, perché 20 miliardi sono l'equivalente di tre finanziarie, almeno di tre finanziarie se non di più, senza che questo abbia inciso su situazioni strutturali come quella che la Campania sta vivendo e l'agro nocerino sanese sta vivendo. Ma tuttavia capisco pure che per certe famiglie, per certe economie domestiche, questa è un'ulteriore
boccata di ossigeno. Provvisoria, ma noi ci hanno portato a vivere nel provvisorio. Nella precarietà. Ci hanno portato a vivere nel provvisorio. Io le faccio un esempio, una chiacchierata avuta nei giorni scorsi con un ristoratore amico che generalmente, come consuetudine d'estate, fa contratti stagionali per lavoratori all'interno dell'attività di ristorazione. Bene, quest'anno non è riuscito a trovare lavoratori che volessero occuparsi, perché si vedeva rispondere: però se dobbiamo venire, vogliamo venire in nero, perché dobbiamo invece ricevere il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo vari aspetti di una medaglia, di una bilancia che purtroppo pende da una sola parte, una politica di assistenzialismo alla quale siamo ritornati ad assistere, perché di lavoro non ce n'è, di persone occupate probabilmente almeno nelle nostre realtà non se ne vedono, e con quali risultati? Che crea un danno un po' all'economia generale. Sì, anche guardi che la stessa cosa, la stessissima cosa. In realtà non è che il reddito di cittadinanza è una cosa di tutto nuova. Noi fino a qualche mese fa abbiamo avuto il reddito di inclusione, il reddito di inclusione attiva, perché poi qui ognuno, diciamo, i governi di centro-sinistra si sono spesi la loro misura, i governi giallo, come dire, verdi, diciamo, della Lega e dei 5 Stelle hanno speso la loro misura. Ma dei provvedimenti inconcludenti che hanno portato risorse, che venissero spese le risorse, perché noi anche con il REI, con il reddito di inclusione attiva, noi abbiamo speso qualcosa come 3 miliardi di euro, e in cui pure lì c'era un percorso che doveva portare all'inserimento lavorativo. Ma quando io andavo a parlare con i dirigenti degli uffici di collocamento, dicevano: sindaco, guardi che noi non abbiamo ricevuto alcun tipo di indicazione, non ci sono linee guida da seguire, non ci sono orientamenti, quindi noi oggi non abbiamo la possibilità di chiamare nessuno, perché non sappiamo come muoverci. Il mio timore che possa succedere in tutto questo, e le dirò di più, che io attualmente ho scritto col mio comune e con i miei funzionari alla direzione generale dell'INPS, a cui ho detto: scusami, ma se io ho dei cittadini a cui io do già un trattamento perché ho un raccordo di tipo volontaristico, ma gli do un'indennità a fine mese per l'attività che svolgono nei miei confronti, e so che questi cittadini, ben venga, ricevono anche un reddito di cittadinanza, le due cose sono incompatibili? Qualcuno me lo deve dire. Non vorrei che un giorno venisse la Corte dei Conti a dirmi che ho dato dei soldi che non potevo dare. Però le difficoltà che ricadono sugli amministratori, perché io almeno vorrei sapere, all'interno del mio comune dovrei avere un accreditamento su una piattaforma che mi dica: guarda che hai 50 famiglie, poiché quello non è un aiuto individuale ma è un aiuto del nucleo familiare, 50 nuclei familiari che in questo momento sono stati presi in carico dallo Stato attraverso questo tipo di intervento. Questo significherebbe che io potrei indirizzare altrove quelle poche o molte risorse che eventualmente avessi a disposizione. Invece non è così. Non solo, ma io non riesco, noi riusciamo, non abbiamo neppure il modo di, come dire, di accreditarci su una piattaforma, e quindi stiamo lì a dire, a vedere quello che succede, nella speranza che serva a qualcosa, diciamo. Concludiamo invece in bellezza, sindaco, lasciamo un attimo le problematiche che restano appese nel nostro paese e ci creano sempre ulteriori difficoltà, mai a facilitare un po' la gestione. Programma estivo, il suo comune è sempre stato uno dei più attivi nella programmazione estiva, se non altro anche perché gode di un ottimo clima, quindi anche per chi resta in città è sicuramente piacevole trascorrere le serate, i pomeriggi, le giornate. Cosa è stato previsto per i più piccoli, quindi per i minori, per i bambini, per gli anziani? Ci sono dei soggiorni particolari? Noi abbiamo messo a disposizione, devo dire la verità, anche in una piccola comunità come la mia, ma ho delle strutture, delle associazioni di volontariato molto, molto capaci. Ha appena finito il campo estivo la Protezione Civile, che ha allestito il campo estivo nella vecchia struttura della vecchia scuola elementare, che adesso ovviamente non serve più essendoci la nuova, che ha dei piazzali, ha una palestra all'interno, quindi permette tutto questo. Comincerà la settimana prossima l'ASPI con altre, penso almeno altri 50 bambini, montando piscine mobili e così via. Dopodiché, questo per quanto riguarda i minori, noi abbiamo poi l'attività termale che facciamo a favore degli anziani ogni anno. Ma la cosa più bella è che è l'ospitalità che noi offriamo tutte le sere. Io non riesco mai a vedere almeno 1000 persone ogni sera
che significa un incremento del 33% della popolazione del mio comune ogni sera, perché tutte le nostre piazze, tutte le nostre strutture sono tutte piene, perché nei momenti di caldo si vuole stare in un posto più fresco. Poi ovviamente il 20 e il 21, quello che è il fiore all'occhiello della nostra comunità, cioè il sacro e un po' il profano, cioè la calata dell'angelo che ricorda la festa di Sant'Erasmo, giorno 20, 21, e giorno 20 è tutto il weekend la degustazione del corbarino nel centro storico. Il centro storico quest'anno si presenta in una veste diversa, perché abbiamo rifatto tutta la pubblica illuminazione del centro storico. Noi stiamo facendo l'intera pubblica illuminazione con nuova tecnologia su tutto il territorio del comune, con un project financing. Ovviamente abbiamo energetico anche in mano. Sicuramente un imparagonabile risparmio energetico, e soprattutto con una razionalizzazione delle strutture che ovviamente erano obsolete, che rappresentano spesso anche un rischio per l'incolumità dei cittadini. Uh-huh. Abbiamo realizzato un project financing che ha permesso l'implementazione e la ristrutturazione dell'intera rete secondo nuove tecnologie. L'abbiamo fatto prima sulle piazze, tutte le piazze del paese, e adesso abbiamo cominciato dal centro storico, dal quartiere Sale, perché è quello che dovrà ospitare la degustazione del corbarino. Ci aspettiamo, come ogni anno, penso non meno nel weekend, non meno di 7-8 mila persone, e poi ovviamente proseguirà per tutto il paese, perché vogliamo uniformare, ecco, vorremmo che chi scende dal valico vedesse un unico fascio di luce dello stesso tipo, della stessa caratteristica di illuminazione, perché poi è bello vederlo corbara scendendo dal valico, andando verso l'agro Nocino Sarnese. Quindi vi aspettiamo. Questa è una politica che incentiva anche all'apertura di nuove attività, soprattutto di localini, di ristorazione, di punti di degustazione anche dei prodotti locali, perché sì, è quello che sta succedendo, perché la domanda di prodotti di qualità e di prodotti di nicchia, come per esempio da noi un po' il corbarino o altre cose, la possibilità di avere delle location accattivanti, ovviamente, ripeto, con una forte stagionalizzazione, perché è un'attività che va da giugno a settembre, ma che da giugno a settembre ha una capacità attrattiva e di richiamo notevole, perché non tutti amano il turismo così di grandi spostamenti, di grandi trasferimenti. Molti vogliono un turismo fatto, una vacanza fatta di serate tranquille, in famiglia, con la famiglia, a consumare cose in posti tranquilli e sereni. Ovviamente noi dobbiamo solo lavorare perché il contesto generale sia ordinato, pulito e quanto più accogliente possibile. Un ultimo accenno davvero, perché siamo in chiusura, la viabilità, che è uno dei crucci della sua comunità. Lei ha preso delle iniziative abbastanza forti, proprio perché inascoltato da tutti, dalle istituzioni soprattutto. Guardi, più alte. Io spero innanzitutto che non me ne vogliano i miei colleghi della costiera, ma del resto loro sanno, perché lì vivono anche loro i problemi. Sulla statale che collega i paesi della costiera si vivono gli stessi problemi, con la differenza che lì è un sacrificio che è al servizio di un bacino economico, di un sistema economico che è fatto di turismo e così via, e in qualche modo sembra il prezzo da pagare per una destinazione, per un destino che è economico, è professionale, è commerciale di un certo tipo. Ma il problema è che io sono solamente una bretella di passaggio, forse la più importante, perché è quella più comoda per raggiungere la costiera. Non posso pagare sempre un prezzo fine a se stesso. Devo in qualche modo far capire a tutti coloro che sono interessati, che siano la provincia, siano la regione, siano gli ambiti, che può essere l'ambito dei sindaci dell'agro Nocerino o i sindaci della costiera, che non si può pensare che si prenda un beneficio a danno degli altri. Se noi otteniamo un beneficio attraverso la nostra collocazione geografica e così via, vuol dire che nel sistema dei giochi a somma zero qualcuno sta pagando un prezzo per noi. In un sistema di mobilità così compromesso, con strade che sprofondano in continuazione perché intervengono tutti i sottoservizi, dal gas all'acqua, alla rete elettrica, alla rete telefonica,
con un sistema di mobilità così compromesso, per raggiungere delle mete, è evidente che il beneficio che sta qui porta ad un prezzo e un costo che sta pagando la zona interna. E allora noi non ci vogliamo più sentire abbandonati. Io sto rendendo sempre più rigorosa l'ordinanza di limitazione del traffico e capisco che do pure dei problemi, ma io la mia comunità in qualche modo la devo difendere. Questo grido di dolore a qualcuno lo devo far arrivare prima dei mega progetti, dei grandi progetti, delle funicolari e così via. Il quotidiano oggi che facciamo? Come lo gestiamo? Tassa di passaggio, così come succede anche nelle grandi città. Guardi, preferirei dimettermi, perché allora mi sembra, mi sa tanto di medievalità. Però lo fanno nelle grandi città. Però nelle grandi città, allora io finché posso dirò ai miei colleghi che mi aspetto ancora un intervento, dai miei colleghi e dalle istituzioni. Cioè di dire, sentite, lì bisognerebbe mettere la tassa, così come c'è la tassa di soggiorno. Allora la provincia e la regione potrebbe anche dire il 5% di tutte le tasse di soggiorno dell'area costiera, o sia cilentana o di quello che sia, vengono destinate alla manutenzione delle strade delle zone interne. Esatto. È chiaro. Se poi come estrema provocazione, veramente come estrema provocazione, dovesse arrivare ad una ZTL, diciamo, non solo io dovrei organizzarmi perché dovrei avere pure una struttura in grado di gestire una ZTL, ma significherebbe una sconfitta di tutti noi sindaci, però sarebbe, ecco, l'estrema provocazione che un sindaco deve fare per proteggere la sua comunità. Forse ci sono modi molto più semplici e molto più condivisi per risolvere dei problemi, perché su queste tematiche non si salva nessuno, diciamo. Il problema appunto è non chiudersi nelle logiche di campanile o pensare solo a se stessi, ma pensare in maniera generica, generale, complessiva agli altri. Sarebbe tutti. Augurabile, a sarebbe tutti. Augurabile. La ringrazio, grazie sindaco, a lei, grazie per essere stato qui con questa chiacchierata, ovviamente ringrazio voi a casa per averci seguito. Arrivederci.